via Portotorres con Michele Sudu, direttore di gara. Michele, un buon rientro oggi in questa pista dei dragoni. Finalmente un rientro di un grande circuito, avevamo bisogno in Sardegna del circuito di Portotorres. Sicuramente la pista è stata all'altezza, ottima partecipazione, ma soprattutto tantissimo pubblico. Non si vedeva da tante manifestazioni un pubblico così numeroso, e quello sicuramente ci ha fatto piacere, e sicuramente Portotorres aveva bisogno di una manifestazione del genere per gli appassionati. E insomma, è molto positiva la manifestazione. Complimenti al Motoclub Dragoni, veramente bravi. A Portotorres Gabriele Sanna, prima manche quarto in rimonta, seconda manche primo. In prima manche sono partito male, ma sono caduto due volte, sono riuscito a recuperare. Ho faticato molto, poi alla fine mi sono piazzato quarto. È una pista molto impegnativa perché è stata molto bagnata ed era molto scivolosa. Seconda manche è andata benissimo, sono partito molto bene. Fin dalla prima curva primo e ho fatto una bella gara. Qui a Portotorres con Luca Manca, il vincitore assoluto della classe Expert. Un primo posto e un secondo assoluto, vai. Oggi la gara è andata bene, la prima manche sono riuscito a vincere, la seconda San è andato forte, però ho visto che nella prima aveva fatto una quarta posizione, quindi per non rischiare di cadere e via. Poi bisognava vincere oggi, perché dopo 10 anni che non si faceva la gara qui al Totti Secchi, visto che la famiglia Secchi ha fatto tanti lavori e sacrifici, era giusto almeno cercare di vincere una coppa e poi la scegliere a loro. Luca, oggi purtroppo abbiamo fatto un minuto di raccoglimento, perché? Dillo tu. Abbiamo fatto la prima manche un minuto di accoglimento perché è venuto a mancare mio padre 2 settimane fa, quindi ci tenevo a farla perché lui è sempre uno che è venuto alle gare. E poi qua al Totti Secchi, una delle prime piste che mi ha portato quando ho iniziato a correre in moto, quindi bisognava farglielo. Con Luca Petretto qui a Portotorres per la stessa di campionato, a corso della Expert. Luca, com'è andata? Ma gara 1 è andata un po' male, avevo gli avambracci un po' duri, la maglietta mi ha un po' stretto e ho fatto nono. Gara 2 invece è andata molto meglio, sono riuscito a partire un po' meglio, ho recuperato tutti, tra cui anche Totti, che ho avuto una bella garetta con Totti e ho finito sesto. Ringrazio tutti, un caloroso saluto anche ai Motoclub Dragoni e alla SNA. Fabrizio Arieso qui a Portotorres, la classe Expert. Bella gara, 2 cadute ogni manche, però l'abbiamo finita interi. Bene. È la prima volta che vieni questa pista? Sì, Portotorres la prima. La prima in assoluto, non ero neanche mai venuto a vedere altre gare. Qui a Portotorres Chicco Secchi, responsabile di pista oggi in questo crossodromo, vai. Sì, buonasera. Contento. Devo essere sincero, la prima cosa è stato il fatto che abbiamo ripreso a fare le gare ed è già tanto. Un'altra cosa è stata un'organizzazione, credo che sia stata abbastanza perfetta, tranne qualche piccolissima lacuna. Per il resto pochi partecipanti, forse l'unica cosa che c'è stata che un po' ha demoralizzato il motoclub organizzatore, però credo che alla fine tutti gli altri piloti partecipanti siano divertiti. Devo precisare, non erano pochi, mancava qualcuno di quelli magari un po' più forti. Domenica scorsa hanno corso ad Alghero nell'altro campionato FMI. Sì, è vero. Però consideriamo che anche oggi avevamo dei buoni piloti. Sì, e non erano pochi. No, per carità, assolutamente. Non lo metto in dubbio. Il fatto è solo che ci si aspettava magari una presenza un po' più massiccia di alcuni piloti storici che noi ricordiamo benissimo con, tra l'altro, grande sorriso sulle labbra, perché per noi sono stati ottimi pubblicitari della pista, del tracciato. Per il resto, alla fine, ripeto, è stata una gara dove nessuno si è fatto male, quindi siamo stati bene tutti, il pubblico ha risposto bene, la temperatura ci ha aiutato e noi abbiamo fatto il possibile. Chicco, il percorso è indoor, quanti metri è questa pista? Ma più o meno dovrebbe essere intorno ai 1450 metri.
Però ricordiamo anche che noi abbiamo un tracciato parallelo alla pista da cross di enduro che non si interseca mai con la pista da cross, perché abbiamo due gli sottopassaggi, ed è anche una prospettiva da lanciare in futuro una gara di cross country, diciamo, per fare sia l'enduro che il cross, eccetera. Nell'immediato futuro c'è una possibilità di portare anche il campionato FMI? La base delle film, diciamo che c'è sempre stato qua, è di casa il film. Il fatto è solo che oggi come oggi un pochino sono troppo alti i costi di gestione per quanto riguarda la film, e se magari vengono incontro loro ai piccoli motoclub, come noi siamo i piccoli motoclub, non sarebbe male portare di nuovo la film a Porto Torres, visto e considerato che c'è una grandissima risposta da parte dei clienti, dei piloti. Che so, è del pubblico, per carità. Però è vero anche che la FIM oggi come oggi è un pochino arida nei confronti degli organizzatori, devo essere sincero. Mattia Lugliè oggi ha corso nella Sport, primo posto. E oggi primo posto, abbiamo avuto una bella sfida con i piloti di Lanusei, Lai e Meloni. Ci siamo divertiti, dai. Ho fatto un primo posto la seconda manche e un terzo la prima. Qui a Porto Torres per la stessa prova di campionato regionale ASI, Stefano e Bau, ha corso nella Esordiente. Stefano, com'è andata la gara? È andata un po' male oggi, nella prima manche sono caduto un paio di volte, poi ho un po' recuperato, e mentre nella seconda ho fatto una buona partenza, si è rotto il cambio e ho fatto tutta la gara a quarto, con la quarta marcia. Poi alla fine ho preso un po' di punti e l'importante è quello. Mi sono divertito e adesso aggiustiamo la moto e continueremo ad allenarci. Con Mauro Miotti qui a Porto Torres, speaker ufficiale della manifestazione. Com'è andata? La gara è andata benissimo, non ci sono stati intoppi, l'organizzazione è perfetta, il tempo ci ha aiutato tantissimo perché è stata una giornata fantastica, caldo, poco vento, quindi perfetta, perfetta. E c'è stato solo un piccolo problema per l'ultima manche con la caduta di un pilota, si pensava della bandiera rossa, però poi si è alzato e quindi tutto a posto, tutto lineare. Il pilota era Raul Cermelli, sì, comunque sta bene, non ha avuto problemi, insomma. Il pubblico è stato eccezionale. È rimasto dietro le transenne, come io insisto sempre, per problemi di sicurezza, e poi i piloti hanno partecipato, hanno fatto una grande gara, non hanno protestato, la pista è piaciuta, quindi siamo contenti di questa affluenza. Nicolò Tatti qui a Porto Torres. Nicolò, com'è andata? La prima manche sono partito senza freno di dietro. Diciamo ho fatto un buon terzo. Ho preso troppi rischi e quindi ho cercato di tenere lo stesso passo, ma come sono arrivato non succede niente. Invece la seconda manche col freno, mi sono divertito di più, avevo il freno, sì, è andata meglio, però sempre terzo posto. Sesta prova campionato regionale ASI qui a Porto Torres con Mirko Marungiu che ha partecipato nella classe esordienti. Mirko, la prima manche l'hai vinta agevolmente, la seconda si è partito malissimo ma dopo tre giri si è passata in testa, vai. Sì, la prima manche ce l'ho fatta partire primo, poi però la seconda curva sono passato secondo e poi però ce l'ho fatta ripassarlo e finito primo. E invece la seconda manche mi sono incastrato nel cancello di partenza e poi invece ce l'ho fatta ripartire subito, sono partito sulle ultime posizioni, però poi ce l'ho fatta recuperare. Bisogna ricordare che Mirko Marungiu sta correndo con una moto 80 di cilindrata, a confronto gli altri che hanno le moto molto più grandi. Sì, quest'anno correrò con l'80, poi tra due anni passerò con 125, penso. La pista di Porto Torres, tu non la conoscevi, vero? No, non ero mai venuta né a provare né a fare altre gare. Oggi è stata la prima volta. Matteo Hades ha corso nell'80, una gara un po' in salita oggi. Come mai?
Non ero allenato per niente. Stavo facendo come un allenamento questa gara. Non ti piacciono molto i salti, vero? Mi sono spaventato perché ho sbagliato un salto e da lì ho visto che non sono arrivato alla fine. Non ho chiuso il salto e quindi ho visto che mi sono arreso. A Porto Torres Maurizio Mauretti ha corso nella 60. La classe è raggruppata con gli esordienti oggi. Maurizio, si è divertito? Sì, molto, era molto bella la pista. Un po' fangosa di mattina, ma poi è andata meglio. Che moto avevi oggi in gara? Una KTM 50. Monomarcia, vero? Sì. Ti sei divertito comunque? Sì, molto. La prossima gara ci sarai? Sì. Emiliano De Risi oggi a Porto Torres, 2 secondi posti nella classe 60. Bene, diciamo. Non mi sentivo tantissimo a mio agio sulla pista, nonostante ho girato 5 secondi più veloce di chi era primo. Comunque non mi sentivo tanto a mio agio perché era la prima volta che ci venivo. Questa è la prima volta che viene alla pista di Porto Torres? Sì, perché comunque mi hanno detto che è stata aperta quest'anno. Non abbiamo, diciamo, avuto il tempo di provarla. Qui a Porto Torres per la sesta prova ASI il vincitore della classe 80, Leonardo Secci, vai. È andata bene, mi sono divertito, una bella organizzazione. La pista era un po' troppo bagnata, però si poteva girare. Ho fatto primo nella prima manche combattendo con Muretti Ivan, che mi è stato dietro per un bel po', e poi ho fatto un distacco. E alla seconda manche ho partito male, avevo davanti Nicolò Tatti e Muretti Ivan, e poi li ho recuperati. Dopo che li ho recuperati ho fatto un distacco e ho conquistato anche la seconda manche. Leonardo, in campionato come sei classificato per adesso? Sono secondo. Le spalle di chi? Di Nicolò Tatti, di 60 punti. Spero di recuperarlo, però sarà un po' difficile perché è un bravo pilota. E gli auguro buona fortuna anche a lui. Ivan Muretti, classe 80, secondo assoluto oggi, qui a Porto Torres. Sì, è stata abbastanza bella. Mi sono piaciuti molto i salti. Sono venuto anche il scorso sabato a provarla e niente. 2 secondi posti sudati. Sì, la prima manche ero caduto, ero primo, sono passato a ultimo, ma poi ho recuperato e stavo per raggiungere il primo, ma non ce l'ho fatta perché è finito il tempo. Seconda manche invece? La seconda manche invece sono partito sempre primo e sono caduto nello stesso punto e comunque ho recuperato lo stesso e sono arrivato secondo, solo che Secci era più veloce e quindi non ce l'ho fatta a prenderlo.